Buongiorno, siamo davanti a un bancomat. La storia del bancomat si ricorda il 1985 circa, quando mi venne l'idea di fare uno sportello economico, lo sportello per mettere i soldi, per prelevare i soldi. Glielo dissi ai miei nonni, mio nonno materno e mia nonna materna, ingegnere elettronico Morgillo, mio nonno, ingegnere elettronico Miele, mia nonna, che mi dissero: disegna uno sportello elettronico, sia per prelevare i soldi che per mettere i soldi, quindi per fare la benzina. Dissi io ai miei nonni: non lo disegno, però ve lo spiego. E quindi spiegai uno sportello che aveva una tastiera, un monitor e un posto dove mettere la carta. E quindi venne fuori il bancomat. Si chiama ATM perché AT è il nome di mia nonna Antonietta, M è il suo cognome, Morgillo, Miele, cioè Antonietta Miele. E M perché anche mio nonno si chiama Morgillo. E quindi questa è la storia sia del bancomat, quindi ATM, che per mettere la benzina, quindi quando si mette la benzina, l'erogatore automatico di benzina. Vi saluto, grazie e arrivederci.